La fisionomia del Teramo cambia. Giovanni Palma infatti ha acquisito il 49% della società, rilevandola da Luciano Campitelli, che rimane socio di maggioranza del sodalizio biancorosso. Dopo il vertice mattutino, la fumata bianca poco dopo l'ora di pranzo, quando i due hanno lasciato la sede dell'azienda del patrone del Teramo per dirigersi allo stadio Bonolis, dopo aver raggiunto l'accordo per la cessione di una parte cospicua del sodalizio, che da oggi dunque diventa un affare a due tra Palma, che sarà amministratore delegato, e Campitelli, col secondo che deterrà comunque la parola finale. Nel prossimo anno invece passaggio alla pari, al 50% ciascuno. Presente all'incontro anche quello che sarà il prossimo direttore generale del Teramo, Adelmo Berardo, che ha un passato recentissimo nell'Isernia, a cui era arrivato alla fine della stagione 2017-2018 e che ha lasciato l'incarico della società molisana a settembre dopo la sconfitta della formazione Pentra per 3-2 contro la San Giustese. Fisionomia dunque completamente diversa da oggi in avanti per il Diavolo, che la settimana prossima svelerà tutti i particolari nella conferenza stampa promessa dopo la gara finale con la Ternana, e poi potrà iniziare a disegnare il suo futuro sul campo. Sono felicissimo, poi settimana prossima ufficializzeremo con i dovuti crismi, però sono felicissimo, diciamo che con Luciano oggi siamo andati oltre ogni rosa aspettativa, si è oltrepassato il discorso di ragionare da soci, ma si è creato una comunione di intenti che era difficilmente pronosticabile, sono anche emozionato, vedo di la verità. Per lei è un ritorno nel calcio dopo l'addio alla Eurostadia, da qualche settimana poi? Sì, un ritorno nel calcio per magari riprendere il discorso da dove l'ho lasciato. Gli ho detto a Luciano che l'idea sarebbe quella di tornare presto in Serie B per riprendere il discorso che ho lasciato appunto a Castellammare, che essenzialmente già dall'anno prossimo saremo soci al 50%, quindi in realtà poi... E per l'anno prossimo intende stagione sportiva prossima? La prossima, perché ci sono in uscita quest'anno, c'è continuità con quest'anno, 51 e 49, per una formalità di continuità con quello che già c'era, ma l'anno prossimo già sarà inserito nell'atto notarile 50 e 50, e per me all'età che ho stare a 50 con Campitelli già un punto di arrivo. Quindi poi quando lui deciderà, e se deciderà, speriamo di no, di lasciare, magari ci sarà un'acquisizione totale, però per me aver raggiunto il 50% è quello che desideravo, di avere un ruolo non di minoranza, mi è stato dato e non c'è alcuna riserva più. Lo stadio le piace? Lo stadio è fantastico. Preteso di essere amministratore delegato, ho diritto di firma, quindi al di là che quest'anno sia 51-49, in realtà è inutile spiegare il ruolo dell'amministratore delegato. Quindi dall'anno prossimo sarà anche 50-50, abbiamo superato ogni riserva mentale ed è giusto che sia così, perché se si va avanti non ci devono essere nei progetti c'è questo, poi tra i progetti è quello che si verificherà, non si può mai dire. La cosa importante è che adesso ci sarà un'altra persona che a fianco di Luciano mettere in campo non solo apporti economici, ma anche apporti di natura professionale e consulenziale, che ritengo di poter offrire e che faranno sì che secondo me la società possa affrontare il futuro con un notevole ottimismo. Poi il campo è sempre quello che ci dà il giudizio finale, però oggi sinceramente abbiamo posto le basi per fare qualcosa e sicuramente sarà migliorativo rispetto al progetto che ci poteva stare senza l'ingresso mio, questo senz'altro. Accordo trovato, Presidente? Sì, accordo trovato. Tra martedì, mercoledì e giovedì faremo la conferenza e lì spiegheremo tutto quello che abbiamo stabilito tra le parti. Partorire questa cosa è stata dura, perché insomma, però penso che per il bene dei tifosi, il bene del Teramo, il bene nostro, un partner sicuramente di livello mi fa immensamente piacere. È un ragazzo, quindi il futuro sarà anche suo, 40 anni, quindi beato lui. E faremo di tutto per far partorire questo progetto, perché lo chiamo tale, per il bene del Teramo e per il bene dei nostri tifosi.